Buonasera, buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti a TG Prima. In primo piano a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri è chiamato ad approvare il decreto legge con la stretta sul Natale e le festività. Tutti gli aggiornamenti seguiranno nelle prossime edizioni dei telegiornali. L'incidenza è in decrescita, 166 per 100.000 abitanti, ma è ancora molto alta. Siamo ancora lontani dalla soglia di sicurezza. Inoltre la distribuzione dell'incidenza per regione è molto diversificata, in quanto all'età media di chi contrae l'infezione è sotto i 50 anni, ma sono colpite tutte le fasce di età. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa al Ministro della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia in questo pomeriggio. Ascoltiamo le sue parole. Il nostro Paese vive questa epidemia in maniera sincrona, questa volta insieme agli altri Paesi europei. E vedere quanto avviene nei paesi vicini è molto importante perché ci dà un'idea sostanzialmente anche dell'andamento più generale della pandemia. Questa è la curva che vedete, ormai conoscete molto bene e che comunque potete consultare a vostro piacimento presso il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e vedete che sostanzialmente in questa curva si nota con una certa chiarezza come nell'ultima parte abbia avuto un rallentamento è un appiattimento, e questo poi lo vedremo anche più avanti con alcuni altri dati. C'è una decrescita confrontando due periodi di 15 giorni ciascuno, l'ultimo che risale ovviamente al 13 dicembre con la seconda metà di novembre, che mostra una decrescita che riguarda quasi tutte le regioni tranne alcune che invece hanno mostrato una crescita. E adesso ancora il Covid. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento della situazione pandemica su tutto il territorio italiano. Oggi si segnalano 17.992 nuovi contagiati, 674 morti e 22.272 guariti. Il numero di tamponi processati è pari a 179.800 per un tasso di positività del 10%. Sono 2.819 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 36 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingresso ed uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono attualmente 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri. Preoccupa invece la situazione della Regione Veneto, al primo posto per incremento di contagiati nelle ultime 24 ore, con ben 4.211 nuovi positivi. E l'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino di aggiornamento per quanto concerne la pandemia da Covid-19 per la giornata del 18 dicembre. Si certificano 1.200 nuovi positivi, 118 asintomatici, a fronte di 18.146 tamponi processati, per un tasso pari al 6,6%, a cui si aggiungono 3.000 guariti e 56 deceduti, 22 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza, ma registrati ieri. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 120, invece sono 3.160 posti letto di degenza ordinaria occupati su 1.621. Luigi Di Maio ha dichiarato che è tutto pronto per la distribuzione dei vaccini Covid, prima al personale sanitario e poi agli anziani delle RSA. Seguiremo scienziati e decideremo con buon senso. Questo è il commento del primo ministro del 5 Stelle. Intanto il congelatore del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore è pronto per l'arrivo dei vaccini anti-Covid-19 ed è impostato alla temperatura di meno 81 gradi. Nei prossimi giorni saranno installati quelli di Giuliano, Pozzuoli e Ischia. Nel frattempo si stanno formando le squadre che dovranno vaccinare il personale delle strutture sanitarie pubbliche e privati, gli ospiti delle RSA e delle case albergo per anziani, lo spiega l'ASL Napoli 2 Nord. Intanto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che, nonostante le indicazioni contraddittorie ricevute dal commissariato nazionale, è stata completata la preparazione dei congelatori per il 95% delle nostre esigenze. Cercheremo di avere anche noi il 27 dicembre delle vaccinazioni simboliche in Campania, se ci fanno la grazia di mandarci i vaccini.
Adesso cambiamo argomento. Sono stati effettuati 2 arresti nel corso della notte ad Ercolano, nel corso di un blitz dei carabinieri di Torre del Greco, che hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne e di un 27enne, entrambi residenti ad Ercolano e responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, in cui sono state perquisite le abitazioni di altri 4 indagati, sono stati rinvenuti anche 182 grammi di hashish e 38 dosi di cocaina nascosti in alcuni anfratti nei pressi di quelle case, dove inoltre sono stati sequestrati anche 6 telefoni cellulari in possesso di vari indagati. Tutti gli arrestati sono stati condotti al carcere di Napoli Poggio Reale, dove nelle prossime ore saranno interrogati dal giudice del Tribunale di Napoli. Arrestato stamattina ad Ischia un 50enne per detenzione di droga ai fini di spaccio dai carabinieri della compagnia locale. L'uomo aveva con sé 1 chilo di hashish, 750 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Le dosi erano già confezionate e già pronte per essere vendute in occasione delle festività natalizie ed erano nascoste opportunamente all'interno della cuccia del cane in giardino. Il 50enne incensurato è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto al carcere di Poggio Reale in attesa del processo. Sono 235 i nuovi positivi al Covid nel casertano su 2.875 tamponi processati, per una percentuale pari all'8,2%. Aumenta anche il numero dei guariti, infatti sono 602 le persone dichiarate clinicamente guarite nelle ultime 24 ore, col totale dei pazienti attualmente monitorati che scende a 6.169, 374 in meno rispetto al giorno precedente. Sono 7 pazienti che nelle ultime 24 ore invece hanno perso la vita nel casertano dopo essere stati contagiati dal Covid-19. 2 nella città di Aversa, 2 a Maddaloni, gli altri a Carinola, Cellole e Piedimonte Matese. Il totale dei decessi nel casertano da inizio pandemia arriva a 358 unità. Restiamo a Caserta. Il sindaco della cittadina, Carlo Marino, ha firmato un'ordinanza concordata nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevede una serie di misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19. Nello specifico, l'ordinanza numero 81 prevede: fino al 6 gennaio 2021 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico. Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020, dalle ore 11 alle ore 22, il divieto per più di 3 persone, esclusi familiari conviventi, di stazionamento ed assembramento. Nei giorni 19 e 20 dicembre, su tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM del 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali, è fatto divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l'acqua, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, già a decorrere dalle ore 11. Per tutti gli esercizi di ristorazione, fra cui bar, pub e ristoranti, il divieto di asporto di bevande, esclusa l'acqua, già a decorrere dalle ore 11. Qualora, con apposito provvedimento del Ministero della Salute, la Regione Campania dovrebbe essere qualificata come area gialla, sarà consentita l'attività di ristorazione, ma solo con servizio al tavolo, all'interno dei locali e senza possibilità di servizi all'aperto. E adesso cambiamo argomento perché è il momento dello sport. Il Napoli prepara il match contro la Lazio che andrà in scena domenica sera allo Stadio Olimpico, precisamente alle ore 20:45. Più nel dettaglio, da quanto emerge dal report sull'allenamento odierno, questa mattina la squadra di Gennaro Gattuso ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente i calciatori si sono disposti sul campo numero 1, dove si sono cimentati nell'esercitazione di passing drill sotto lo sguardo vigile ed attento del loro allenatore e del suo staff tecnico ed atletico. Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitella a campo ridotto. Quanto a Victor Osimhen, il centravanti nigeriano prosegue il proprio percorso riabilitativo per il problema alla spalla. Nessuna stangata invece per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, espulso durante l'ultima sfida contro l'Inter per aver mandato a quel paese l'arbitro Massa in occasione del calcio di rigore concesso ai nerazzurri. L'attaccante partenopeo è stato sanzionato dal giudice sportivo con un solo turno di squalifica per avere al 26esimo minuto del secondo tempo, con gestualità plateale, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose.
Per Insigne quindi salterà soltanto il match contro la Lazio, sono giunti anche 10.000 euro di multa. E prima di lasciarvi, dopo il nostro telegiornale, ci sarà Prima Serie A, il programma dedicato al calcio, dedicato allo sport, condotto da Alessia Bartiromo e Giovanni Gaudiano. Interverranno nel corso della trasmissione l'ex portiere del Napoli, Gennaro Ghiezzo, e Toni Laudaddio. Questa era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.